Con Lamentaziones, Geremia prese il via la 22esima stagione musicale della Fondazione Pietà dei Turchini. Il capolavoro cinquecentesco del compositore e musicista Fabrizio Dentice è stato eseguito dall'ensemble del Labirinto diretta da Walter Testolin. Durante la serata nella chiesa di Santa Caterina da Siena è stata realizzata anche l'incisione discografica per la collana dedicata ai capolavori, iniziativa ideata dalla Fondazione per l'etichetta Arcana con le copertine originali di Mimmo Iodice, il maestro Testolin. Quest'opera è stata pubblicata molti anni dopo la morte del compositore perché esisteva la fama di quest'opera che nessuno però era riuscito più a trovare e a riscoprire. Finché uno stampatore milanese nel 1593 l'ha recuperata e l'ha ristampata. Grazie a iniziative come questa, come i festival che da 20 anni la Fondazione Turchini organizza e tanti altri festival in giro per l'Italia, che comunque questo legame un po' alla volta si sta riallacciando, si sta ritrovando, e anche la conoscenza dei luoghi. Ci sono festival che lavorano proprio e appositamente sulla riscoperta dei luoghi in cui vengono fatte le musiche, perché le città ormai, per le città sono dei portoni chiusi. 20 appuntamenti fino a giugno 2020, pagine di Dentice, Gesualdo, Vinci, Alessandro e Domenico Scarlatti. Per Golesi si alterneranno a pagine di Vivaldi, Ziani, Bach, Handel, Beethoven fino a David Bowie e i Beatles. Un occhio alle radici e al passato, ma attenzione anche alla contemporaneità, come sottolinea Maria Federica Castaldo, presidente e direttore artistico della Pietà dei Turchini. Un atto di coraggio, perché iniziare con un appuntamento di musica rinascimentale così intenso, complesso, può essere magari non accattivante, come dire, per il pubblico. Invece è una pagina bellissima, insieme ad altri autori come Gesualdo, De Mac, che sono tutti autori del 500 e 600 napoletani. Non è una stagione solamente musicale, ma l'intenzione è quella proprio di mettere in dialogo la musica anche con altre espressioni artistiche. Prossimo appuntamento, il debutto a Napoli di Fire with Estro, sabato 9 novembre alla chiesa di Santa Caterina da Siena. Concerto a 5 strumenti dell'ensemble Armoniosa, che realizza una nuova e originale versione dei 12 concerti di Antonio Vivaldi, che compongono la raccolta dell'Estro Armonico Opera 3.